Buon Natale, Clarissa. Ehi, posso entrare? Ma certo, accomodati. Mirna. Mirna Clegg. Si può sapere che diavolo ci fai tu qui? Papà, Mirna è venuta per parlare con Julie. Io sono stata fuori tutto il giorno. Prego, accomodati. Grazie. Non so se Julie sia in casa. C'è? Mirna, io credo di averti sempre vista sotto una luce peggiore. Ma tu ogni volta, mia cara, riesci a escogitare qualcosa che ti fa giudicare ancora peggio. Ma che razza di donna sei? Spiegamelo! Hai mentito a tua figlia quando aveva perso la memoria. Hai tentato di allontanarla da Tyler e hai cercato di buttarla tra le braccia di quel bell'imbusto che lavora per tuo figlio Trey Clegg. Il mio ruolo nei progetti matrimoniali di Julie non credo sia affare tuo, Judson. Tantomeno sono venuta qui per dare spiegazioni a te. Sono venuta qui per vedere mia figlia, se riesci a convincere tuo padre a dirci dov'è. Stai perdendo il tuo tempo qui, Mirna. Judson ha perfettamente ragione. Julie non è un idiota, sa che c'eri tu dietro alle bugie di quel matrimonio fasullo. Ah, senatore Denin, mi chiedevo fino a quando te ne saresti rimasto da parte. Sapere che io e mia figlia siamo ferri corti rende il tuo Natale più felice? Certamente no, ma io capisco quello che lei prova. Ah, di questo ne sono certa. E so anche che cercherai di esasperarla quanto più potrai. A te piacerebbe che il dissidio fra me e Julie continuasse in eterno. Aspetta un momento, Mirna. Tu non hai nessun diritto di venire qui e insultare i miei migliori amici. Io non avevo il minimo desiderio di rivolgere la parola al tuo amico. Figuriamoci poi a te. Sono venuta solo a cercare mia figlia. Beh, allora puoi tornartene all'inferno da dove sei venuta, perché Julie non ha nessuna intenzione di vederti. Oh, adesso smettila, papà. Tu e Mark vi state comportando come se Julie non avesse la capacità di difendersi da sola. Clarissa, sappiamo bene tutti e due che... Mark, ti prego. Sappiamo che Julie sta bene e sono sicura che è perfettamente in grado di decidere da sé con chi vuole parlare e chi vuole vedere. Oh, finalmente un po' di saggezza. Comunque, ora Julie è uscita con Tyler. Dove sono andati? Allora? Sono andati a fare una passeggiata. Ci raggiungeranno più tardi in chiesa per la messa. Oh, grazie, Thomas. Mirna, se tu non riuscissi a trovarli, vuoi che dica qualcosa a Julie? No, voglio parlare io stessa con lei. Ma grazie. Grazie mille, Clarissa. Di niente.